ragazzi, prova Panamerica test ride. Ovviamente non farò niente di tecnico. Ma sarà delle frecce. Ok. Sarà una prima impressione, visto che non sono un tecnico e non posso dirvi. Ok. Siamo in mappa Rain, adesso mettiamo mappa strada, normale, ok, comodità buona, non è come le classiche enduro ma è molto più bassa come seduta, anche le pedane sono molto più... La gamba è molto più piegata rispetto alle enduro stradali classiche. Ottimo comfort, adesso proviamo un po' il sorpasso qua. Oh cane! Cattiva, è cattiva ragazzi! È cattiva! Che ripresa, che ripresa! Bella, bella! Wow. Comunque davvero motore spinge alla grande. Proviamo un po' in accelerata. Madonna. No, ma solo un quarto d'ora di prova, però fa poco ragazzi, però spettacolo. Che accelerazione, ma poi una di una stabilità incredibile, davvero, mamma, bella bella bella. Ho detto quattro mappe ci sono, sport, per provare un attimo i sport, off road da un po' meno spintoni col off road. Ah, sarà autostrada Rain e strada normale, davvero molto molto bella, poi comodissima perché è ha una seduta bassa, non è alta, quindi ci sta proprio, è davvero la seduta che mi stupisce ragazzi, davvero comoda, non bisogna neanche, almeno io sono 1,80 e tocco quasi in con la pianta del piede, anche nelle manovre da fermo ci sta, ci sta proprio, come ripresa ci dà, anche in ripresa ci dà, bella, aggiudicata, spettacolo davvero ragazzi, frenata poderosa devo dire. Ok ragazzi, intanto che torno a casa, sensazioni a caldo o a freddo, no a freddo, proprio a freddo di questa Panamerica, moto che a mio avviso valida, è molto valida, un bicilindrico da
che è un 1250 di cilindrata, cavalli a non finire, andiamo oltre i 120 cavalli. A livello di sensazioni di guida devo dire che come comodità è top, perché rispetto ad esempio a altre moto, diciamo altre enduro stradali, altri maxi enduro, ha una guida, ha una seduta molto più compatta e molto più bassa a livello di altezza sella, non è così alta la sella, e questo permette secondo me anche a persone magari di statura un po' più minuta una comodità più elevata e anche più maneggevolezza ovviamente. Essendo che la versione base parte da 16.300 euro, devo dire che comunque è un'ottima alternativa ed un'ottima concorrente alla più blasonata per il momento BMW GS 1250 o 1200. Unico problema a mio avviso, visto che ho parlato un po' anche la capacità appunto dei concessionari Harley Davidson di poter prendere più agevolmente un usato, tipo ad esempio una Tracer 700 o altre moto diciamo non di marchio Harley Davidson o non custom, visto che loro, essendo specializzati in moto custom, moto Harley Davidson appunto, hanno per queste moto una rivendibilità inferiore, quindi lì c'è da valutare anche se poi sarà conveniente andare in permuta la moto o meno. Io vi consiglio ragazzi, concludendo questo video, se riuscite, di andare a provarla anche voi. Qua magari sotto i commenti ditemi la vostra, lasciate un bel mi piace e alla prossima. Ciao ciao.